Buonasera a tutti. Oggi, 27 marzo 2021, è la giornata mondiale della sensibilizzazione e della consapevolezza sull'endometriosi. Abbiamo qui con noi la dottoressa Valeria Mantegazza al fine di approfondire il problema ed educare alla prevenzione, unica arma efficace per arginare questa malattia invalidante che colpisce le donne. L'endometriosi è una patologia in cui l'endometrio, il tessuto che sta all'interno dell'utero e che fuoriesce sfaldandosi durante il ciclo mestruale, si diffonde e crea impianti all'interno della pelvi della donna, ovvero nella zona del basso ventre, a livello di organi e di nervi. Il dolore che ne consegue è così importante sia dal punto di vista fisico che emotivo che può dominare la vita di una donna. L'endometriosi è una tra le prime tre cause di infertilità quando gli impianti si localizzano a livello delle tube. Altri sintomi dell'endometriosi sono la dismenorrea, ovvero il dolore, un dolore invalidante durante il ciclo mestruale che impedisce lo svolgimento delle normali attività quotidiane, come andare a scuola o recarsi al proprio lavoro. Il dolore pelvico cronico, ovvero un dolore non soltanto nei giorni di ciclo mestruale, ma anche in altri, in più giorni durante il corso del mese, il dolore durante i rapporti sessuali, i dolori alla defecazione o durante la menzione. È una patologia che però fortunatamente si può trattare, e non soltanto chirurgicamente, ma anche con terapie mediche, se presa per tempo. Il messaggio che oggi vogliamo dare è questo: se hai uno dei sintomi che ho descritto, se il dolore pelvico è ormai la costante delle tue giornate, rivolgiti a uno specialista, senza paura di essere giudicata, di essere liquidata per un banale problema femminile o per qualcosa che col tempo magicamente passerà. L'endometriosi può essere facilmente diagnosticata in centri di riferimento e può essere trattata con terapie ormonali, talvolta associate a diete antinfiammatorie. Inoltre, se trattata per tempo, non riduce affatto la fertilità, perché le donne trattate con terapie per tempo possono avere delle chance di gravidanza, anche spontanea, molto elevate. Quindi, so quanto è difficile, ma se ti sei ritrovata nelle mie parole e nei sintomi che ho descritto, chiedi aiuto a uno specialista.